Amen, gloria a Dio, benedetto il nome del Signore. Eccoci qua giunti per iniziare appunto a parlare dei sette patti di Dio nella seconda ed ultima sessione. Chiedo scusa per la voce, sono un po' influenzato, un po' tanto, ma gloria a Dio, eccoci qua, quindi perdonatemi questo vocione. E quindi, come abbiamo detto, diciamo, nella sezione numero 1, l'intro sarebbe che praticamente la dottrina dei patti è una dottrina importantissima, è molto importante, è di vitale importanza. Infatti anche tutta quanta diciamo, la parola di Dio è suddivisa, pur essendo una sola e di unica e rilevante importanza tutta quanta, e comunque è suddivisa in antico e nuovo patto. Ora, non che l'uno fosse più importante dell'altro, ma l'uno completa l'altro. L'uno senza l'altro sarebbe, come dire, gli mancherebbe qualche cosa di essenziale. Benedetto il nome del Signore. Abbiamo altresì detto che l'uomo non potrà mai patteggiare con Dio, esso è impossibile, è sempre Dio che propone il patto all'uomo. L'uomo semplicemente deciderà se accettare o se non accettare di entrare a far parte appunto del patto del Berit di Dio. Benedetto il nome del Signore. Quindi siamo giunti al numero 1, al primo patto dei sette patti. Sono numerati, non ce n'è uno di più, non ce n'è uno di meno, non ce ne sarà mai un altro oltre al settimo, perché l'uomo non può aggiungere nulla a quello che Dio ormai ha decretato che sia stato scritto in questo sacro libro. Infatti, guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Ad ogni modo, veniamo subito al primo patto. Il primo patto è il patto edenico. Si chiama patto edenico in quanto è stato stipulato nel giardino dell'Eden. Ora, i versi coinvolti diciamo, nella formulazione, nella stipulazione del patto sono almeno sei, per cui si potrebbe iniziare dall'uno piuttosto che dall'altro. Ora, nel nostro caso, abbiamo scelto di iniziare da uno dei versi più famosi anche di tutta la scrittura. Si tratta niente meno che di Genesi 3,15. Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Genesi 3,15, lo conoscete penso un po' tutti, e dice quanto segue. Leggiamo: e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Benedetto è il nome del Signore. Ecco qui iniziare il primo patto, il quale è finalizzato come tutti i patti. Attenzione, ogni patto ha questa finalità: alla salvezza dell'umanità. Esso consiste, questa salvezza, questo patto, nel non distruggere l'uomo dopo la sua ribellione, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di fare i patti. Questo lo vedremo man mano. E in più dargli una speranza di restaurazione. Benedetto il nome del Signore. Infatti, qui viene annunciato il Messia. E poi dicono che Dio non è amore. Pensate che qui l'uomo era appena caduto, eh? Aveva appena attentato alla sovranità e alla vita dello stesso Signore. Eppure il Dio, dopo che lui ebbe fatto questo clamoroso atto proprio di ribellione nei confronti di Adonai Elohim, egli decide di avere pietà e misericordia di lui. Pensate, come poteva l'uomo andare da Dio e dire: Signore, io voglio patteggiare con te. Ringrazi Dio che non ti ha distrutto, che non ci ha distrutti. Grazie a Dio, gloria a Dio. Ecco qui che viene promessa la discendenza del Messia, Dio stesso. Ora, un'altra componente è Genesi 1, 28, 29. Genesi 1, 28, 29 dice quanto segue. Leggiamo: e Dio li benedisse. Dio disse loro: crescete, moltiplicate, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do, leggete, io vi do, è Dio che dà ogni erba che fa seme sulla superficie della terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. Ora, ecco qui, come abbiamo detto, troviamo
sia la legge, sia il dono e sia il segno. Attenzione, questo ce lo dobbiamo portare dietro per tutta quanta la seduta. Queste tre prerogative, quindi legge, segno e dono, perché Dio dona, perché l'uomo non merita nulla, vediamo che ogni volta l'uomo si ribellerà al Signore, quindi Dio dona proprio per misericordia. Queste tre caratteristiche, prerogative, fanno sempre parte del patto di Dio. Ricordiamo che stiamo parlando del patto di Dio, il patto biblico. I patti che si fanno nel mondo non ci interessano. Quindi tutti i patti di Dio hanno sempre queste caratteristiche, ovvero, ripetiamo continuazione, essi contengono la legge, il dono, il segno. Amen. Ora anche qui abbiamo visto che ci sono tutte e tre queste caratteristiche. Infatti in 28:29, appunto nel capitolo 1, abbiamo letto: fruttate e moltiplicate, empite la terra. Questo è un comandamento. Ecco qui che in ogni patto c'è un comandamento, una legge, un decreto, insomma. Troviamo anche il dono, la terra, con tutto ciò che è in essa. E anche il segno c'è. Quando il Signore dice rendetevela soggetta e signoreggiate. Ora, sia la terra che tutti gli animali, a differenza di oggi, si sarebbero assoggettati all'uomo, sottostando a lui. Prova un pochino oggi, ai nostri giorni, ad assoggettare un leone, se ci riesci. Una volta invece questo era possibile, questo era un segno. Un altro segno era che la terra era di una fertilità incredibile, altro che, era benedetta da Dio. Infatti in Genesi 3, versetto 17 e 19, leggiamo che la terra viene maledetta e dice che produrrà spine e triboli, e quindi non più fruttificando come prima. Ecco qui che troviamo che prima fruttificava in maniera in verità assai notevole, e questo è un segno importante. Un altro segno era anche l'immortalità dell'uomo, quindi tutte queste cose sono importanti. Ora, ricapitolando il tutto, Dio dona la terra con tutto ciò che era in essa. A chi la dona? All'uomo. Cosa poteva l'uomo donare a lui? Egli stesso era stato creato, tutto era stato creato. Cosa aveva l'uomo da vantare o da donare al Signore, il suo creatore? Dio legifera, Dio comanda. Anche qui c'è un comandamento, anche qui c'è una legge, come abbiamo detto. Dove sta? In Genesi 2:17 c'è il comandamento: non mangiare dell'albero. Amen. Ecco qui che vediamo come il patto ha queste caratteristiche. Ripeto, lo diciamo in continuazione proprio per far sì che rimanga impresso. Potete verificare da voi stessi. L'uomo cosa può comandare a Dio? Specialmente dopo averlo tradito. Non è che prima potesse farlo, avrebbe potuto farlo. Impossibile, era stato creato, è una creatura. Ora Dio decide di perdonarlo, gli annuncia la salvezza. Domanda: può l'uomo dopo tutto questo, ripeto, non che prima lo poteva fare, ma a maggior ragione, può l'uomo dopo tutto questo andare davanti a Dio e dirgli: Signore, adesso facciamo un patto io e te, io faccio un patto con te, io patto con Dio? Oppure qualcuno ti dice: vieni, patta con Dio, alleluia, fai un patto con Dio, lui ti sta aspettando. Ma per cortesia, studiamo le sacre scritture. Queste sono bestemmie vere e proprie. Poi vedremo anche perché sono bestemmie vere e proprie. Vedremo anche perché non si può chiamare Dio mai il vero Dio, Dio dei patti. Perché il Dio dei patti nella Bibbia Dio non è. C'è un Dio dei patti, ma non è Dio. Poi lo vedremo chi è. È un bel personaggio. C'è proprio scritto. Pensate quanto sono importanti queste cose, eppur così poco conosciute. Ma il Signore ha sollevato. Io sono uno dei tanti, e anche uno dei più piccoli, ha sollevato uomini che insegnino queste cose affinché il popolo non si beva tutto e giudichi ogni cosa, come scritto in Prima Corinti capitolo 14 verso 29. Gli altri giudichino, dobbiamo giudicare quello che ci viene detto, predicato, se è da Dio o se non è da Dio. È il giudizio ipocrita quello che non vuole Dio. Matteo 7:1, Romani 2:1-2, Romani 2 versi 1 e 2. Quel giudizio di condanna, che tu fai le stesse cose, quello, ma altro che se dobbiamo giudicare, valutare, decidere se quello che ci viene detto
viene da Dio o se non viene da Dio, Galati 1.8. Ora passiamo al secondo patto. Il secondo patto si chiama patto noetico o noahico, cioè il patto appunto fatto con Noè. Sappiamo tutti chi è Noè. Noè è l'uomo dell'arca. E chi non conosce Noè? Qualsiasi persona, magari pure se non è mai entrata in una chiesa, gli dici chi è Noè? Che ti pare? Che non so chi è Noè? A me dici queste cose? No, per carità, stavo scherzando. Tutti sappiamo chi è Noè, tutti conosciamo l'arca, tutti conosciamo il diluvio, e c'è chi ci crede e fa bene, perché è letterale, c'è chi non ci crede e fa male. Benedetto il nome del Signore. Genesi 9.9. Scusate il fiatone, ripeto, sono molto influenzato, molto, anche qualcosina di più, quindi veramente chiedo scusa, ma dobbiamo andare avanti. Gloria a Dio, Cristo torna per rapire un popolo. Annunciamo questa parola, facciamo girare questi video se ritenete siano giusti e attendibili alla luce della parola di Dio. Fateli girare. Benedetto è il nome del Signore. Scaricate i nostri scritti che si trovano sul nostro sito www.casaceleste.org. C'è una pagina dove c'è uno scritto che parla di tante cose, come tema centrale a quello degli angeli, ma vengono aperte una infinità di parentesi, trattati più svariati argomenti, a cominciare anche di il linguaggio che si usava nell'antichità, quello che significava proprio nel linguaggio originale. C'è tanto di più, potete scaricarlo, basta entrare, scaricare, potete farci quello che volete, non dovete chiedere il permesso di nessuno, tutto assolutamente gratis, senza nessun emolumento, neanche volontario, ci mancherebbe. Tutto, in assoluto tutto, entrate nel nostro sito, fate come desiderate. Bene, Genesi 9.9 dice quanto segue. Quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto. Vedete, il mio patto con voi è importante, il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi. Noi non leggeremo mai nella scrittura che Dio dirà stabilisco il patto tra voi e me. Non lo leggeremo mai. Egli dirà sempre il mio patto tra me e voi, e mai leggeremo tra voi e me. Sempre prima Dio, sempre prima il Signore. Egli, solo Egli è il promotore, Lui manda il patto, Lui fa il patto. L'uomo non patteggia con Dio, l'uomo decide se accettare o non accettare di entrare a far parte del patto del Signore, del Berit del Signore, dell'alleanza del Signore, dell'accordo del Signore. Ok, questo deve essere molto chiaro, fratelli e amici, è molto importante. Ed ecco qui che c'era stato un altro misfatto. L'umanità, cioè lo Spirito Santo, troveremo scritto precedentemente, aveva conteso con l'umanità, no? Troviamo scritto che il Signore dirà il mio Spirito non contenderà a lungo con l'uomo, ma contenderà. Non è che lo Spirito Santo stava litigando, no? Ha sfoderato la sua spada e aveva incominciato a fare, voglio dire, no, non vuol dire quello. Vuol dire che lo Spirito Santo stava facendo un'opera di convincimento in tutta l'umanità affinché accettasse la predicazione, come dirà Pietro, uomo predicatore Noè, e affinché l'umanità accettasse la predicazione di Noè, no? E si pentisse di tutto il male che stava facendo, e Dio non distruggesse la terra, o si salvassero almeno un pochino di più, no? O che più gente si salva, e meglio è, Dio non vuole che il peccatore muoia, ma anzi che si ravveda. E quindi lo Spirito Santo stava facendo quest'opera di convincimento, quando leggiamo appunto che lo Spirito mio non contenderà, dice il Signore. Invece qui si ribella l'umanità, decide di non accettare. E quindi solamente Noè e la sua famiglia crederà in Dio, si soggetterà al patto di Dio, entrerà nel patto di Dio, e Dio li salva per grazia, benedetto è il nome del Signore. Ed ecco qui che c'era stato uno sterminio totale di tutta quanta l'umanità. E quindi in questo sterminio totale, dopo, quando tutto finisce, allora egli, Noè, scende, benedetto è il nome del Signore, scende dall'acqua, benedetto è il nome del Signore, ecco qui lo sto leggendo nella mia Bibbia, scende dall'arca e il Signore fa il patto, fa il suo patto con Noè. Cosa poteva patteggiare Noè? Immaginate, no? Scampato per grazia, Dio aveva distrutto tutto, no? E Noè,
era un tozzo scampato dal fuoco. Vi immaginate che andava dal Signore e gli dirà: adesso io farò un patto con te. Eh sì, il patto indica che ci deve essere un dono. Cosa gli puoi donare tu al Signore? Indica che ci deve essere un decreto, una legge, un misbot, benedetto il nome del Signore ebraico, misbot, decreti, legge, comandamenti, precetti. Cosa puoi decretare, legiferare? Che precetto gli puoi dare tu al Signore? Un dono, cosa gli puoi donare tu al Signore? Tu non hai nulla, neanche te stesso appartieni a te, benedetto il nome del Signore. E quindi leggi, doni, segni, l'uomo non ne può dare a Dio, li può ricevere, ma non li può dare. Ora, qui, come in tutti i patti, c'è appunto una legge, un dono, un segno. Dov'è la legge? Vado a cercare, benedetto il nome del Signore. Nel verso 5 dice: e certo io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto ad ogni animale, chiederò conto della vita dell'uomo, alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Ecco qui, non uccidere, questa è la legge, il misbot, anzi qui è una, quindi singolare, misbat. E c'è anche un dono, e il dono sta nel verso 1 del capitolo 9. E Dio, Noè, i suoi figli, disse loro: crescete, moltiplicate, riempite la terra. Quindi gli dà la terra, ma gli dà anche la fertilità sessuale, diciamo, perché crescete, moltiplicate vuol dire che sarebbero stati diciamo abilitati a procreare, a fare figli, cioè non ci sarebbe stata sterilità tra di loro. Anche questo è un segno importante. Oggi quando qualcuno vuole un figlio, poverino, e non lo può fare, no? È veramente un dispiacere. Allora pregate Dio che apra il ventre della donna e abiliti anche l'uomo, perché Dio ha fatto queste cose e ancora oggi le continua a fare. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E questo è un segno, questo è un dono, benedetto è il nome del Signore. Questo è un dono, appunto, gli dona, quindi gli dona la terra, ma gli dà anche un segno. Quindi qui abbiamo tutte e due, sia il dono che il segno. Ecco qui che si richiude appunto le tre prerogative che ha ogni patto: legge, dono e segno. Poi ci saranno anche altri segni, per esempio nel verso 12 leggiamo che appunto verso 12 Dio disse: ecco il segno del patto. Questo è il segno principale. Anche nel numero 1, nel verso 1 c'è un segno, quello è un segno, attenzione, non è che non è un segno, però qui c'è il segno principale, il segno numero 1 in assoluto, e Dio lo pone proprio lì e lo nomina. E Dio disse: ecco il segno del patto che io fo tra voi e me. Anzi, ho sbagliato, perdonatemi, anzi, lapidatemi, ho fatto quello che non va fatto, ho detto tra voi e me. Vedete, mai fare questo errore, tra me e voi. Ahimè, sono un uomo, sono un essere umano, come tutti gli esseri umani, sbaglio, sono rammaricato, perdonatemi, prima di tutti mi perdoni Dio, perché veramente ho sbagliato. Ecco, questo errore non va fatto, però lo lascio così perché tutti sbagliamo, anche noi ministri sbagliamo. Possiamo sbagliare, nessuno è senza errori, tranne uno, il Cristo, gloria a Dio. Quindi, e Dio disse: ecco il segno del patto che fo tra me e voi, non leggeremo mai tra voi e me, salvo che qualcuno come me si sbagli, e veramente dovrà solo che chiedere perdono e scusa al Signore. Sì, Signore, ho sbagliato, solo che io ho sbagliato sul serio, alcuni lo fanno volutamente, questo poi lo vedremo perché è impossibile fare una cosa del genere, non si può patteggiare con Dio, si entra nel patto di Dio. Quindi sono rammaricatissimo, ecco il segno del patto che io fo tra me e voi e tutti gli esseri viventi. Quindi qui c'è un segno, che sono con voi per tutte le generazioni a venire. Guardate, io pongo, è Dio che pone, io, vedi, io, il Signore è io. Dice: come dirò, disse Mosè al Signore, che qual è il tuo nome, come dirò che ti chiami? E l'io sono, cioè in pratica, se noi leggiamo attentamente, l'io sono neanche gli era dato il nome. Sì, questa è un'altra storia, comunque c'è una grande diatriba di qual è il nome di Dio, ma non gliel'ha mai dato. L'io sono Yahweh, o Yahweh, come dicevano nell'antichità, altri lo traducono Jehovah, no? C'è tutta una storia, non voglio entrare, se no non ne usciamo più.
insomma, le diatribe sono tante, tutto quanto, ma in verità lì poi neanche gli ha dato un nome, perché l'io sono, anche negli originali, troveremo almeno 15-16 nomi di Dio. Eh sì, perché i nomi di Dio, Dio è infinito, quindi ogni suo attributo può essere un nome. La forza, la gloria, l'onniscienza, la perfezione, gloria a Dio. E quindi io pongo il mio arco, sì, l'arco di Dio, nella nuvola, e servirà, vedete, di segno del patto fra me e la terra, e non fra la terra e me, no, fra me e la terra, vedete? E questo era il secondo patto, finalizzato a che? La salvezza dell'umanità. L'uomo era stato completamente sterminato a causa del peccato. Domanda: poteva l'uomo a queste condizioni, no, dirgli: beh, Signore, io faccio un patto con te, alleluia? Non poteva farlo, mai, mai e poi mai. Bene, fratelli e amici cari, andiamo avanti e arriviamo al terzo patto. Terzo patto si chiama il patto abramico, appunto il patto stipulato, no, quando c'era appunto il nostro amico Abramo. Genesi 15:18, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Genesi 15:18, e lo leggeremo. Genesi 15:18: in quel giorno l'Eterno fece patto, vedi, l'Eterno fa il patto con Abramo, dicendo: ecco qui, io do alla tua progenie questo paese, ecco il dono, dal fiume d'Egitto al grande fiume Eufrate. Poi dice: i Chenei, i Chenisei, i Cadmonei, gli Ittei, i Ferezei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, i Girgasei, i Jebusei. Amen. Quindi gli avrebbe donato tutte queste, benedetto è il nome del Signore, gli avrebbe donato tutte queste popolazioni. Perché? Perché queste popolazioni si sarebbero corrotte agli occhi dell'Eterno, nonostante egli le avesse sempre invitate ad arrendersi a lui, e fu molto paziente. Infatti, se noi, voglio aprire una piccola parentesi che mi sembra doverosa. Molti dicono: Dio ha distrutto la terra di Cana con tutti i suoi abitanti, Dio è cattivo, Dio è un Dio di odio, guardate, è entrato con il suo popolo, ha ucciso tutti, lui è cattivo. E poi dicono: Satana è buono. Guardate che ce n'è tanta di gente che dice questo. Ovviamente chi dice questo è chiaramente che è un satanista, chiaro. E quindi torcono la scrittura, nel senso che gli fanno dire alla scrittura una parte della verità, in questo caso, altre volte proprio gli fanno dire cose che non ha mai detto. Allora qui, questa è una parentesi che sto aprendo che è doverosa. Allora qui il Signore dice quello che succederà, che il popolo di Israele entrerà in Canaan e distruggerà tutti. Benissimo. Domanda: perché costoro che dicono che Dio è cattivo, che Israele sarebbe entrato e avrebbe distrutto tutto e tutti, perché non ci dicono anche perché Dio ha fatto questo o avrebbe fatto questo? Domanda. Questo però non ce lo dicono. Bene, vogliamo andare, abbiamo letto appunto il verso 18, vogliamo andare due versi prima, gloria a Dio, 16, e qui dice: alla quarta generazione, sta parlando del popolo di Israele che nascerà, alla quarta generazione essi torneranno qui in Canaan, l'attuale Israele, perché l'iniquità, ascoltate, l'iniquità degli Amorei non è giunta fino al colmo. Ai ai ai, Dio stava aspettando che si ravvedessero. Quanto tempo li ha aspettati? L'abbiamo letto. E alla quarta generazione, più avanti specificherà, 400 anni. Egli gli ha dato tempo 400 anni di ravvedersi. Ravvedersi a cosa? Guardate, nella Bibbia è scritto un po' dappertutto, ma se non credete alla Bibbia potete andare alla storia, la quale ci racconta la storia, storici pagani, storici atei, che i peggiori satanisti sono stati in Canaan. E sapete cosa facevano questi satanisti? Prendevano i bambini appena nati o molto piccoli e li bruciavano, e non è che gli facessero l'anestesia. Io ti faccio una domanda, so che è molto dura, ma io devo raccontare la verità. Se ti prendessero tuo figlio e te lo bruciassero vivo davanti a te, tu cosa faresti? Bene, il Signore ha atteso 400 anni. 400 anni ha atteso che si ravvedessero. Alla fine ha detto: adesso basta, adesso entrate e sterminate tutti.
Questo non viene detto, c'è molto di più. Poi il Signore li avvertì e gli ha detto: guardate che se non sterminate tutti essi, poi dopo, rimanendo in vita, vi corromperanno pure a voi. E infatti fu così, poiché molte tribù non ottemperarono al comandamento, al Mitzvat di Dio, rimasero in vita diversi di questi cananei. Poi a sua volta leggiamo, specialmente nel Salmo 106, leggiamo che gli stessi ebrei faranno le stesse cose, passeranno i loro figli per il fuoco in nome dei Baali. Incredibile, eh? E poi infatti Dio dovette esiliarli, prima in Babilonia, poi stette 70 anni, che la prima parte in Babilonia, poi in Persia, poi ritornarono. Insomma, di esiliazioni ce ne furono diverse. Quella più eclatante fu appunto quella dei 70 anni, delle 70 settimane o settenari di Daniele. Poi ritornarono, poi insomma c'è tutta una storia per poi andare appunto ad essere completamente sconfinata appunto nel 70 d.C. con Tito. Ma questa è un'altra storia, era una parentesi importante, doverosa, dobbiamo farlo, dobbiamo predicare la verità. Bene, ritorniamo sul nostro argomento. Benedetto è il nome del Signore. Ci troviamo nel terzo patto, ci troviamo appunto nel patto abramico, che vuole essere il terzo patto. Abbiamo letto Genesi capitolo 15 verso 18, abbiamo letto appunto che il Signore dirà ad Abramo: io faccio un patto con te. Quindi l'Eterno fece patto con Abramo, e non è scritto che Abramo fece patto con l'Eterno. Gloria a Dio. Quindi c'è anche un dono, appunto, benedetto il nome del Signore, c'è anche un dono che sarebbe appunto, sarebbe stato il suo figlio, no? Perché lui avrebbe partorito poi Isacco, poi questo figlio avrebbe avuto una progenie e questa progenie avrebbe avuto una terra, e quindi questo già è un dono, benedetto il nome del Signore. Ma c'è anche una legge, eh sì, perché abbiamo detto che ogni patto deve avere una legge, un decreto, un comandamento, un mitzvah, ricordate, altrimenti non è un patto, quindi è incompleto. Bene, qui c'è la legge. Dove sta la legge? 17:1, vado a cercarlo nella mia Bibbia. Genesi 17:1, leggiamo: terzo patto, quando Abramo fu d'età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina la mia presenza e sii integro. Ecco, comandamento, sii integro, integrità, ubbidienza. E poi gli diede anche un segno. Genesi 17:11, troviamo il segno: benedetto il nome del Signore, sarete circoncisi e questo sarà un segno del patto fra me e voi. Ogni patto della parola di Dio deve venire da Dio. Dio fa il patto con l'uomo, l'uomo non patteggia con Dio, l'uomo decide se accettare o non accettare il patto di Dio. Benedetto il nome del Signore. Ogni patto ha una legge, un decreto, un comandamento, un mitzvate, ogni patto ha un dono, ogni patto ha un segno. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ebbene, finiamo qui con il terzo patto per arrivare appunto al quarto patto, il patto grande. Questo è un grande patto, un po' tutti lo conosciamo, e altri non poteva essere che il patto sinaitico, alleluia. E ovviamente sappiamo tutti, coloro che un pochino adoperiamo la parola di Dio, che inizio appunto quando il popolo di Israele fuoriesce dall'Egitto, si avvicina al monte, alla grande montagna, il monte Oreb. Dove sta il monte Oreb? Dice: sulla pianura del Sinai, lì in Egitto. Bugia, non ci andate, vi stanno rubando i soldi, non sta lì, non ci sta, come dimo a Roma. Lasciate perdere, lo dice la Bibbia, sta in Arabia, tutt'altra parte. Gloria a Dio. Esodo 19:5, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Gloria a Dio, che possiamo avere una Bibbia e leggerla e propagarla in 50 nazioni del mondo. Questo, se lo fanno, li uccidono. Preghiamo per la Chiesa perseguitata, fratelli miei, che Dio gli voglia dare tanta forza agli liberi. Cristo torna a rapire un popolo, che Dio torni presto a rapire questa Chiesa santa. Siamo santi, studiamoci, benedetto il nome del Signore, studiamoci. Se siamo caduti, rialziamoci, non rimaniamo per terra. Gloria a Dio. Tutti possiamo sbagliare, tutti e tutti sbagliamo, ma rialziamoci e cerchiamo di non fare mai più quelle cose che ci trascinano lontano dal Signore.
Cominciamo con il desiderio. Alleluia. Preghiamo, lodiamo il Signore. Esodo 19:5, lo leggerò. Ora dunque, se ubbidite davvero alla mia voce, passo la pagina, e osserverete il mio patto, vedete? Sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Ecco qui che inizia il patto numero 4, il patto sinaitico, perché fu fatto appunto in Sinai. Il patto consiste nel ricevere la legge, in ebraico i mitzvot, ok? Sì, qualcuno dirà, sì, come no, i 10 comandamenti. No, sbagliato. Dice, ma davvero? Ma no, ma adesso che fai blasfemi? Dio ha dato i 10 comandamenti. Risbagliato. Alleluia. Perdonatemi, non è così. Ovvero sì, ha ricevuto i 10 comandamenti, ma il patto non consiste in quello, consiste nel ricevere la legge, i comandamenti, che non sono 10, sono 613, prova un po' a contarli, non troverai mai solo 10 comandamenti, sono 613 comandamenti, uno per uno, elencati, contati dallo stesso popolo ebraico. In questi 613 comandamenti ve ne sono 10 un po' particolari che sono stati dati appunto proprio in due tavole richiesti proprio da Dio e hanno un valore molto importante. Benedetto il nome del Signore. Esodo 31:18, lo vado a leggere, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Esodo 31:18 è uno studio, mi rendo conto, un po', come dire, può essere un po' pesantino, quindi vi chiedo scusa, ma è molto importante, ecco perché ogni tanto cerco di dargli un po' di vita, poi per quanto ci possa riuscire con questa influenza. Comunque, 31:18, quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul Sinai, gli dette le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Qui stavano i 10 comandamenti, benedetto il nome del Signore. Ora però i comandamenti sono 613, ok? Esodo 24:7, lo vado a leggere. Esodo 24:7, leggiamo, vado a cercarlo nella parola di Dio. Esodo 24:7, santo, 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 vado a cercare. Esodo 24:7, eccolo qua. Dice quanto segue: poi prese il libro del patto, guardate, il libro del patto che conteneva i mitzvot, quindi i decreti, le leggi, quindi la legge, e lo lesse in presenza del popolo, quindi non erano i 10 comandamenti, ce n'erano tutti, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo, benedetto il nome del Signore. Poi continua, dice allora Mosè prese il sangue, asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno fa con voi sul fondamento di tutte queste parole, benedetto è il nome del Signore. Ora vogliamo leggere altresì, molto importante, Esodo 31:13, vado a cercarlo. Esodo 31:13 dice appunto quanto segue: quanto a te, parla ai figlioli di Israele, di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno. Poi continua e dice: è un segno fra me e voi e tutte le vostre generazioni. Quindi parla del segno che è il sabato fra l'Eterno e il popolo di Israele. Qui la Chiesa non c'entra nulla, quindi è un segno. Ecco qui che abbiamo in questo patto, come abbiamo letto in 19:5, è un patto, lui fa il patto. Quindi abbiamo letto in Esodo 24, no? Che riceve la legge, quindi ecco qui la legge, e abbiamo appena letto in Esodo 31:13, poi continuerà fino al verso 17, poi al verso 17 appunto continuerà e dirà: esso è un segno perpetuo fra me e i figlioli di Israele, non la Chiesa, poiché in 6 giorni l'Eterno, e poi continua eccetera eccetera eccetera. Al verso 16 dice: i figlioli di Israele quindi osserveranno il sabato, i figlioli di Israele, non la Chiesa. E quindi appunto verso 17: esso è un segno, benedetto il nome del Signore. E quindi troviamo appunto che c'è il patto, in questo patto c'è il segno, c'è la legge, 613 comandamenti più legge di questa, gloria a Dio, ci sono anche i 10 comandamenti, appunto Esodo 31:18. Dice: fratello, ma ti dimentichi il dono. Hai ragione, chiedo scusa, succede. E beh, il dono è la libertà dall'Egitto,
più dono di quello. Erano stati liberati dall'Egitto per prendere in possesso una terra dove sgorgava, dove fluiva latte e miele, e Dio gliela aveva donata, benedetto il nome del Signore, che è appunto la terra dove oggi si trova Israele. Terra, benedetto il nome del Signore, dove ancora oggi c'è il popolo di Dio. Dice, qual è il popolo di Dio? Israele. Dice, ma non è la Chiesa. Amen. Bravo. Dio ha due popoli. Hai detto bene. La Chiesa e Israele. Che ti pensi? Che Dio li ha abbandonati? Guai che glieli tocca. Vero è che non stanno accettando il Messia e tutto quanto, ma le promesse di Adonai Elohim sono sopra Israele ed egli li rialzerà e sono il suo popolo. E guai chi glieli tocca. Lui sì, lui li tocca, e come ci tocca anche a noi. Dio castiga e flagella colui che ama, altro che. Ma guai chi glieli tocca. Prova a maledire Israele o un ebreo. Provaci. Io guarda, dal canto mio dico: Dio benedica Israele, Dio benedica tutti quanti gli ebrei, gloria a Dio. Ha detto ad Abramo: chi ti maledice sarà maledetto. C'è tutta una storia di amore. Chi ti benedice sarà benedetto. Guardate Chavez che fine ha fatto. Ha detto, si è permesso di dire, di maledire Israele dal più profondo delle sue entragne. Gli è venuto un tumore, è morto nelle sue entragne e non si è pentito. Prova a maledire Israele, non te lo consiglio. Invece ti consiglio di benedire Israele, che Dio benedica Israele. Gloria a Dio, santo è l'Eterno, non di adorarlo, noi adoriamo solo il Dio, per cortesia, poi non passiamo al lato, diciamo, poi eccessivo. Va bene, ok. Quindi, e quindi gli ha donato questa terra meravigliosa, che appunto è la terra di Israele, ed è la terra di Israele. A me dispiace per chi non lo vuole accettare, ma è così. Benedetto il nome del Signore, lo dice la Scrittura, e noi semplicemente accettiamo quello che dice la Bibbia. E lo facciamo con molta semplicità, ma altresì con risolutezza e, come dire, autorità, ma nella parola di Dio, perché essa è autorevole e le sue promesse e le sue leggi sono sì e sono amen. Bene, bando alle chiacchiere, patto numero quinto. Quindi, patto numero quinto è uno dei patti molto difficili da capire, difficilissimo. Si chiama patto levitico. Dubito che se qualcuno lo voglia trovare da solo, su un campione di totte persone, una buona parte potrebbe, parlo a condizionale, non riuscirci. Ecco, quindi è un patto un pochino che va spiegato. Questa è anche scuola rabbinica. Benedetto il nome del Signore. Quindi capire il patto levitico è un'impresa difficile, anche complessa. Bene, lavorare un po' con tutta la legge mosaica richiede molta attenzione, quindi per capire questo passo dobbiamo partire dall'inizio. Esodo 19:6, lo vado a cercare, quindi bisogna partire da un pochino prima. Esodo 19:6, vado a cercarlo nella mia Bibbia, dice, eccolo qua: poiché tutta la terra è mia, mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Quindi mi sarete un reame sacerdotale, quindi mi sarete re e mi sarete sacerdoti, come è scritto in Apocalisse 1:6, re e sacerdoti, o un reame e sacerdoti. Così sarà anche per la Chiesa. E qui il Signore dona, diciamo, al popolo di Israele, no? Un reame e una classe, diciamo, potevano essere re e potevano essere sacerdoti, così come la Chiesa lo è tutta quanta al completo. Non è che, dice, il pastore può avere accesso al trono della grazia, che non è il pulpito, è il terzo cielo, e può fare una preghiera, appunto, è come fosse un sacerdote, quindi può avere accesso direttamente a Dio, perché l'unico intercessore per noi è Gesù Cristo, l'unico mediatore è Gesù Cristo, 1 Timoteo 2:5, Ebrei 7:25. E quindi essi avevano, così come la Chiesa ha oggi, questa prerogativa, la quale era aperta a tutto il popolo e non a una elite particolare, come avverrà dopo in questo patto, poi lo vedremo. Per cui è molto facile che al lettore superficiale sfugga questa piccola ma importante asserzione.
il sacerdozio, in principio fu dato al popolo di Israele intero, completo, e non a una tribù, come succederà da qui a poco. E qui il punto. Ma poi, ai 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 ai, cosa succede? Succede qualche cosa di veramente incredibile. E dobbiamo spostarci un attimino. Succede una storia, numeri 25, lo vado a leggere, numeri 25. Vado a cercarlo nella mia Bibbia, numeri 25, alleluia, eccolo qua, numeri 25, scusate. Numeri 25 è praticamente, parla della idolatria di Israele nella pianura di Moab. E qui di nuovo il popolo di nuovo torna un'altra volta, torna un'altra volta appunto a venir meno, così come venne meno anche nel deserto, perché fecero il vitello d'oro, vi ricordate, no? Quindi facendo il vitello d'oro vennero meno, no? E quindi ogni volta questo popolo viene meno, e quindi il Signore corre con questi patti per salvarli. Altro che patta con Dio, alleluia, ma per cortesia. E quindi in numeri 25 troviamo, ve lo abbrevio, che Israele era stanziato in Sittim, e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliuole di Moab. Attenzione con chi ti sposi, dice il comandamento anche nel Nuovo Testamento. Dovrebbe essere Seconda Corinti, capitolo 6, dal 14 in poi. Benedetto il nome del Signore. Lo vado a cercare, non vi voglio dare. Dovrebbe essere Seconda Corinti. Seconda Corinti 6, dal 14 in poi. Non vi mettete con gli infedeli, ma poi ci sono una infinità di passi. E quindi cominciò a frequentare donne. Oppure le donne, se cominciano a frequentare maschietti che non nutrono la stessa fede, certamente ci creeranno molti problemi nella fede. Ricordate, quando Dio, torniamo qualche passo indietro, quando appunto abbiamo detto in Genesi di uccidere tutti quanti, perché altrimenti vi avrebbero corrotto le menti, i costumi, e infatti così avvenne. E quindi questo popolo cominciò a frequentare appunto queste donne, e si invitarono il popolo a dei sacrifici offerti a chi? Ai loro dei. È scritto che il popolo mangiò, si prostrò dinanzi agli dei di quelle, e Israele si unì, sapete a chi? Ai Baal Peor. E questi sapete cosa facevano? Facevano satanismo. Non erano, come dire, una religione, parte di qualsiasi religione che non è contemplata, diciamo, nella parola di Dio, quindi l'ebraismo per l'antico patto, il cristianesimo nel nuovo patto, qualsiasi altra, diciamo, è mortale, diciamo, non porta al paradiso ma porta all'inferno, che sta al centro della terra, che esiste, e c'è un video che noi abbiamo fatto, appunto Sheol, soggiorno dei morti, vi invitiamo a vederlo, dove vi offriamo tutta quanta la verità appunto di questo luogo descritta nella parola di Dio, la sua ubicazione e tutto quanto con i vari parametri biblici. E quindi, benedetto il nome del Signore, Israele si unì a Baal Peor. Pensate, è scritto che Israele si unì a Baal Peor. È chiaro che l'ira si accese contro Israele. E allora doveva distruggere il popolo, benedetto il nome del Signore. E quindi Mosè poi, come sempre, prende, scusate il termine, la palla al balzo e dirà ai giudici di Israele: c'è qualcuno di voi, uccida quelli dei suoi uomini, quindi della propria tribù, che si sono uniti ai Baal Peor. E ora in tutta questa storia ecco che uno, no, dei figli di Israele venne apertamente davanti a tutto il popolo, condusse davanti a tutti una donna madianita sotto gli occhi di tutti, anche di Mosè. Attenzione, quando c'è un conduttore nella chiesa, a provocarlo apertamente, quando egli magari ti vuole bene, ti vuole insegnare la parola di Dio, e tu lo oltraggi, quando sai che è veramente un uomo di Dio, stai oltraggiando Dio stesso, e davanti a tutta la radunanza, benedetto il nome del Signore. Ora in tutta questa storia c'era un uomo che poi diventerà conosciuto, di nome Phineas, era un certo figliolo di Eleazar, no? Era un figliolo di un sacerdote.
il sacerdote si chiamava appunto figliolo del era no era un figliolo del sacerdote, era il figliolo del sacerdote Aronne, il quale, alzandosi appunto in mezzo alla radunanza, prese una lancia, andò dietro a quell'uomo e, entrando nella terra, li trafisse ambedue, sia l'uomo di Israele e la donna nel basso ventre. Pensate che questi stavano facendo satanismo, quindi lì, se studiamo la storia, facevano di tutto di più. Lo abbiamo già detto cosa facevano e cosa ancora fanno oggi i satanisti, ancora oggi, e anche qui a Roma, nel Lazio e in Italia. Non sono cose che ci inventiamo. Ancora dice a Roma, ma che stai dicendo? Non solo a Roma, pure a Napoli, pure a Torino, pure in Umbria, pure in Puglia, ovunque, benedetto il nome del Signore. Non è che Roma sono tutti santi, no, anzi, anzi, lasciamo stare. Quindi, di quel flagello, poi perché il Signore mandò un flagello, morirono 24.000 persone, no? E poi dice: e l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Finias, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Aronne, ha rimossa l'ira mia dai figli di Israele, perché egli ha animato il mio zelo in mezzo ad essi. E io, nella mia indignazione, non ho sterminato i figlioli di Israele. Perciò io fermo con lui, quindi con la sua tribù, il patto, un patto di pace. Lui fa il patto che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui un'alleanza, quindi un patto, un berite, un accordo. Benedetto il nome del Signore, di un sacerdozio perpetuo. Stiamo leggendo il verso 13. Sarà per lui e per la sua progenie, quindi verso 13, 12 e 13, in particolare il 13 del capitolo 25 di Numeri. Quindi un patto di pace che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui, alleanza di un sacerdozio perfetto, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figlioli di Israele. E poi dice appunto che l'uomo di Israele che fu ucciso con la donna madianita si chiamava Zimri, figliuolo di Salu, capo di una casa patriarcale dei Simeoniti. E la donna che fu uccisa, la madianita, si chiamava Cosbi, figliola di Zur. Anche lui era un capo della gente di una casa patriarcale in Madian. E poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: trattati, insomma, i Madianiti, eccetera, 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 perché essi appunto vi hanno trattati da nemici con inganni mediante questa scelleratezza, appunto, che eccetera, eccetera, hanno compiuto. E quindi ecco qui che è così che nasce appunto questo patto, benedetto il nome del Signore, che è il sesto patto. Ed è il patto levitico. E quindi anche qui c'è appunto un dono. Il dono è il sacerdozio. E certamente la legge rimangono i Misbotti, 613 comandamenti, decreti da far rispettare da parte loro, perché loro avrebbero dovuto portare avanti da adesso in poi la liturgia. Passa a loro il sacerdozio, quindi tutta quanta la parte sacrificale saranno solo loro a farla. No? E il segno è questo, è il sacerdozio stesso che portò la pace come segno, come è scritto in Malachia 2,4. Vogliamo leggerlo? Malachia 2,4, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Malachia 2,4. Malachia è l'ultimo libro del Tanakh, quindi dell'antico patto. Malachia 2,4, eccolo qua. Malachia 2,4 dice: e allora saprete che io vi ho mandato questo comandamento affinché il mio patto con Levi sussista. È un patto. Malachia 2,4 è un patto. Sussista, dice l'Eterno degli eserciti. Il verso 5 dirà: il mio patto con lui era un patto di vita e di pace. Quindi, come segno, abbiamo appunto la vita, la pace che non li sterminò, insomma, cose che io gli detti. Che io gli detti perché mi temesse ed ei mi temette e tremò dinanzi al mio nome. E poi la legge di verità, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' complicato questo patto, in verità,
da incontrare nella parola di Dio, ma grazie a Dio che il Signore suscita, no? In una comunità, in una chiesa locale o un pochino più grande, no? Chi dottori, chi pastori, chi evangelisti, chi fa opera di esortazione, insomma, chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, ognuno nel corpo ha un compito diverso dall'altro. Attenzione, nessuno è più importante dell'altro. Abbiamo compiti diversi, responsabilità diverse, ma davanti a Dio nessuno è più importante dell'altro. Il pastore non è più importante di un'altra persona nella comunità locale, viceversa, nessuno è più importante. Se qualcuno si monta la testolina dicendo io sono pastore, sono predicatore, o non mi chiama pastore, chiamami leader, a me veramente non mi chiamate proprio pastore, io mi chiamo Alessio e mi piace essere chiamato fratello. Gloria a Dio, benedetto il nome del Signore, così mi ha insegnato il mio pastore, che adesso riposa in pace, e così io insegno agli altri. Benedetto il nome del Signore, altro che leader. Lasciamo stare queste parole che magari hanno un significato in inglese, ma vengono recepite in maniera diversa. Benedetto il nome del Signore. E quindi nessuno è più importante dell'altro. Abbiamo compiti diversi con responsabilità diverse, e può darsi pure che un domani, quando andremo in cielo, il pastore riceverà il premio inferiore a molti della comunità dove lui ministrava. Questo può succedere proprio tranquillissimamente. Gloria a Dio, benedetto il nome del Signore. Signore mio, guarda, io dico sempre questo, mettimi proprio nell'ultimo posto del tuo regno, ma fammi entrare dentro, ti prego, Signore. Gloria a Dio. Amen. Santo, 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 stiamo apportando insegnamenti della parola di Dio alla gloria di Dio, perché desideriamo che il popolo conosca colui che vuole conoscere. La dottrina dei patti, dottrina fondamentale, importante, affinché l'uomo conosca le verità bibliche e non si faccia ingannare dai pseudo predicatori, eccetera, eccetera. E siamo arrivati al penultimo patto, il patto davidico, sesto patto. Dio disse: i leviti al sacerdozio, quelli di Giuda al governo. Non te mette in politica, lascia sta, non te mette in politica, sei in cristiano, lascia perdere. Guarda, il millennio cosa non è, dottrina anch'essa molto importante. E Dio disse: nell'antichità quelli di Giuda al governo, i leviti al sacerdozio. Non mischiate le due cose, perché non è possibile. Politica e religione non vanno d'accordo. Il sacerdote non si mette a governare, il re non si metta al sacerdozio. Nell'antico Beritte qualcuno ci ha provato e Dio l'ha stangato. Scusate, ogni tanto il mio romano esce fuori. Seconda Cronaca 26:16. Lo andiamo a leggere. Seconda Cronache 26:16. Benedetto è il nome dello Spirito Santo. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Seconda Cronaca 26:16. Lo vado a cercare nel mio Tanakh, nella mia Bibbia, 26:16, eccolo qua. Ma quando fu divenuto potente, sta parlando appunto del re Uzzia, il suo cuore si insuperbì, si pervertì, commise una infedeltà contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare l'incenso sull'altare dei profumi. Il re doveva stare in politica, doveva portare il regno di Dio, e il sacerdote doveva fare le funzioni appunto spirituali. No, doveva fare il sacerdote l'ufficio sacerdotale. E che cosa è successo? Che il sacerdote Azaria, entrando dopo di lui con 80 sacerdoti coraggiosi, gli tennero fronte, si opposero a lui. E nel verso 18 leggiamo: o re, non spetta a te, Uzzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma al sacerdote, ai figliuoli di Aronne, come è scritto in Numeri 25. O re, gli avrebbero dovuto dire, studiate la legge, ma la sapeva, che sono consacrati per offrire i profumi. E ancora oggi il Signore dice: studiate la legge, perché con questa legge andrai in cielo. Essi dal santuario, poiché tu esci dal santuario perché tu hai commesso una infedeltà, e questo non ti tornerà di gloria, aggiungono, dinanzi a Dio l'Eterno. E allora Uzzia, invece di, come dire, rinvenire, di por mente a quello che stava facendo, no? Aveva in mano un turibolo per offrire il profumo, che lui non doveva avere quell'utensilo in mano, e si adirò
chissà cosa ci voleva fare con questo utensilo per dirci questo, la scrittura, eh? La scrittura non dice le parole a casa. E mentre s'adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli scoppiò sulla fronte in presenza dei sacerdoti. La lebbra è sinonimo di peccato e di maledizione da parte di Dio, questo nell'Antico Testamento. Ecco qui un grande insegnamento. Ecco qui: non ti mettere dove Dio non ti ha chiamato, non andare dove Dio non vuole, non te mette a far pastore o a far predicatore o a far il cantante o a far qualunque cosa quando stai andando contro Dio, quando non c'è la chiamata di Dio, quando c'è qualcun altro e tu fai qualunque cosa per prendere quel posto, sei disposto anche a fargli le scarpe. Attenzione, perché oggi c'è ancora la lebbra che circola, è una lebbra spirituale ed è molto pericolosa, perché sarebbe come calpestare il sangue di Cristo, perché non siamo più sull'antico patto ma siamo nel nuovo patto, benedetto il nome del Signore. E quindi questo è il patto davidico, seconda Samuele 7:16. Quindi seconda Samuele 7:16, andiamo indietro, quindi nei primi libri storici, benedetto il nome del Signore, seconda Samuele 7:16. Lo vado a cercare nella mia Bibbia, dice così, eccolo qua: e la tua casa, il tuo regno saranno saldi per sempre dinanzi a te, e il tuo trono sarà reso stabile in perpetuo. Ecco qui che a Davide gli sta appunto donando il sesto patto, e sarà specificato in maniera migliore. Andiamo un pochino più avanti, vado a cercarlo, sempre in seconda Samuele 23, dall'1 al 5, dice appunto, se lo leggete tutto quanto non ve lo leggo per motivi di tempo, e nel verso 5 dirà: non è egli così della mia casa dinanzi a Dio, poiché egli ha fermato con me un patto eterno, in ogni punto ben regolato, sicuro e appieno. Ecco qui che abbiamo scusate, in seconda Samuele 7:13, seconda Samuele l'abbiamo letto prima, in verità prima abbiamo letto il 16, però in seconda Samuele 7:13, quindi tre versi prima, ci sta qualche cosa di molto importante. Lo vado a cercare nella mia Bibbia, nel verso 13 appunto è scritto: egli edificherà una casa al mio nome ed io renderò stabile in perpetuo il trono del suo regno. E quindi qui gli sta dando una discendenza regale, e questo è il segno, la discendenza regale, perché lui, lui l'Eterno, il Signore, il mio Dio, renderà stabile il suo trono, quindi dandogli una discendenza regale, e che questa discendenza doveva venire il Messia, ricordiamocelo, la prima profezia del Messia, Genesi 3:15, benedetto il nome del Signore, e poi Isaia 7:14, Isaia 9, eccetera, eccetera. E poi gli dà anche il dono. Il dono è sempre la discendenza regale, quindi la salvezza è un dono. E poi la legge, rimane la Torah, i 613 misbot. E abbiamo concluso con tutti i patti. Dice, no, ne manca uno. Sì, con tutti i patti veterotestamentari. E arriviamo all'ultimo patto, il nuovo patto. Il settimo Berit. Nuovo patto, testamento, alleanza, accordo. Viene profetizzato, però inizia nel Nuovo Testamento, ma non viene profetizzato, viene annunciato molto tempo prima. Geremia è colui che si incaricherà, è uno di quelli più importanti, appunto, che farà una grande profezia. Lo andiamo a cercare, conoscete tutti qual è Geremia 31:31. Geremia 31:31, ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Ecco qui, viene profetizzato questo in Geremia 31:31. Con questo culmina l'ultimo patto, il settimo patto, e poi basta, non si aggiunge più nulla, non c'è più niente da fare. Nota bene, i patti sono sette, non possiamo aggiungere un bel nulla. Attenzione, il 7 nella scrittura indica completezza e perfezione. Questo lo sappiamo un pochino tutti quelli che studiamo la parola di Dio. Ricordate le 70 settimane di Daniele, Perché quando sarà completa, appunto, sarà
stata pagata al completo l'iniquità del popolo, allora ci sarà appunto 70, appunto 7. Poi Gesù dirà a Pietro, no? Signore, Pietro dirà a Gesù, Pietro, Signore, quante volte devo perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù replica giustamente e gli insegna, no? Pietro, impara. Fino a 70 volte 7, cioè sempre, appunto, perfezione, completezza. E quindi ormai 7 patti sono completi, guai a noi se aggiungiamo. Attenzione a dire, faccio un patto con Dio perché stai aggiungendo, guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Poi lo vedremo bene. Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie in Matteo 5. Matteo 5, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Matteo 5. Verso 19, se non vado errato. Verso 19, sì. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo del regno di Dio. Attenzione a non insegnare la parola di Dio in maniera corretta. Se ci sono uomini di Dio che hanno questa, diciamo, questa mancanza in questo lato qua, possono imparare e a sua volta possono insegnare ad altri, come faccio io quando sento qualche cosa, e spesso mi capita di imparare moltissimo da altri conservi, e vado a vedere se veramente le cose stanno così, mi accorgo, giudico se quello che stanno dicendo è vero e biblico, imparo, segno e così cresciamo tutti quanti. È importante insegnare le verità di Dio, specialmente in questi ultimi tempi, questa verità. Poi vedremo anche, a parte che è parola di Dio, ma poi vedremo perché è indispensabile conoscere bene la dottrina dei patti. Quindi il settimo patto è appunto il patto dell'agnello, il patto appunto stipulato con il sangue di Cristo. Prima Corinti 11:25 ce lo spiega in maniera dettagliata. Lo vado a cercare, Prima Corinti 11:25, benedetto il nome del Signore. Eccolo qua. Prima Corinti 11:25, l'ho trovato, gloria a Dio. E dice così, qui è Paolo che parla: parimenti, dopo aver cenato, qui sta parlando dell'ultima cena, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue. Eh sì, il sangue era un segno. Vi ricordate quando fece l'aspersione del sangue sul libro della legge Mosè e lo asperse? Lì stava raffigurando questo, perché la parola di Dio, la legge, è Cristo stesso, e fu asperso, no? Con il sangue, e poi avverrà veramente sulla carne di Cristo, non più su carta, su lettera così scritta, ma sulla lettera fatta carne, fatta viva, benedetto il suo nome. Questo è il patto, guai a chi aggiunge a questo patto meraviglioso. Fratelli, amici, stiamo attenti a come parliamo e a come utilizziamo la parola del Signore. Essa non è un gioco. Gloria a Dio. Bene, notiamo il nuovo patto, Berit, è il segno del nuovo patto, è il sangue. Cristo, la parola. Sangue, segno. Vogliamo tornare un pochino indietro, lo voglio ripetere perché deve rimanere impresso. In Esodo 24, versi 6 e 7, lo potete andare a cercare. C'era il libro del patto, la Torah, c'era il sangue e c'era l'altare. L'altare, purtroppo, ma grazie a Dio, nel nuovo patto non è un altare come quello dell'antichità, ma era una croce. E una croce è stata molto dolorosa per il nostro Signore. Non giochiamo con queste cose. Il libro, la Torah, rappresenta il nostro Messia, la parola fatta carne. Benedetto il nome del Signore. Non giochiamo con queste cose. Bene. Vogliamo porci sempre la solita domanda: ma per quale ragione fu fatto il settimo patto, il settimo berit ed ultimo patto? E guai a chi aggiunge, guai a chi utilizza linguaggi inappropriati. Vengo patto con Dio. Stai attento. Fu fatto questo settimo patto per la salvezza dell'umanità, persa, peccatrice, travagliata. Io sono perso, sono peccatore e sono travagliato, ma è per la grazia di Dio che oggi posso riguardare in alto, come scritto in Efesi 2 dal verso 8 in poi. È per grazia, è un dono.
E quindi, se questo patto è stato fatto per la salvezza dell'umanità, cosa poteva offrire l'umanità? O cosa può offrire l'umanità a Dio? Quale decreto, quale legge, quale dono? Ve lo dico? Nessuno. Sì, puoi offrire i tuoi peccati, il tuo essere degno dell'inferno, questo. Ma ti consiglio di non offrirli. Ti consiglio piuttosto di offrire le tue ginocchia piegate davanti al Signore in segno di adorazione, di sottomissione, di chiedere misericordia e di dire: Signore, il tuo è il patto, io non patteggio con te, ma grazie, voglio entrare a far parte di questo patto, perché io lo amo questo patto. Questo patto ha nome e si chiama Cristo il Signore, Cristo Gesù, il Messia. Benedetto è il nome del Signore. Ora, benedetto sei, santo Signore. Noi possiamo patteggiare però, ma non con Dio. Però possiamo patteggiare con il paganesimo. Eh sì, col paganesimo possiamo farlo. Poi non parliamo del satanismo. Oh, quanti patti possiamo fare con Satana stesso. Con i nostri simili possiamo anche patteggiare. Riguardo al matrimonio, è un patto tra due persone davanti a Dio, non con Dio. Davanti a Dio, non con Dio. Questo è il matrimonio. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ora, perché diciamo questo? Perché chiunque ti inviti a fare un patto con Dio ti sta invitando a fare un patto con Satana, secondo la Bibbia. Dice, davvero? Sì? No? Sì, e fino adesso che cosa abbiamo detto? Ho capito, ma... No, secondo la Bibbia, dopo tutto questo ormai capisco che è lunga, ma non si può trattare un argomento del genere in 5 minuti. Capisco che è lungo, ma diversamente non si può fare. E tutto quello che abbiamo visto fino adesso implica questo. Ma poi c'è proprio scritto nella parola di Dio che l'unico Dio con D minuscola che si prende l'attributo di Dio dei patti è Satana. Dice addirittura, e ve lo leggerò. Potete aprire con me, qui vi invito a farlo, Giudici 8:33. Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Giudici, eccolo qua. Giudici 8:33. Ripeto, Giudici 8:33. Dopo che Gedeone fu morto, Gedeone era stato innalzato da Dio perché, come al solito, Israele si era ribellato a Dio, insomma, e Dio dovrà mandare poi appunto il suo braccio esecutivo per liberarli, eccetera, eccetera. Poi morirà Gedeone. Dopo che Gedeone, giudice di Israele, fu morto, i figlioli di Israele ricominciarono per l'ennesima volta a prostituirsi agli idoli e a Baal. Quindi, insomma, iniziarono a fare satanismo. Qui si parla di satanismo. E indovinate un po' chi presero? Presero Baal Berit come loro dio. Baal sta per Signore o Dio. E Berit, cosa significa Berit? Patto, alleanza, accordo. Benedetto è il nome del Signore. Ecco qui che troviamo che l'unico Dio dei patti è Satana. Giudici 8:33. Pertanto, amici miei, nessuno può dirti: vieni e patteggia con Dio. Benedetto è il nome del Signore. Chiunque ti dica una cosa del genere, assolutamente non è possibile fare una cosa del genere. Ora però questo lo vedremo più avanti, ma prima vorrei parlare di due passi della scrittura che, ahimè, molti pseudo predicatori utilizzano per predicare appunto: venite davanti all'altare e patteggiate con Dio. E quindi l'altare di Dio si trova nel terzo cielo, non si trova sul pulpito. E i passi che utilizzano sono il Salmo 50 verso 5. Lo vado a cercare nella mia Bibbia, Salmo 50 verso 5. E qui veramente mi viene molto da sorridere, perché grazie a Dio che il Signore poi suscita credenti che invece si mettono a studiare le cose per benino e poi insegnano al popolo. Gloria a Dio.
Salmo 50, verso 5, dice così: adunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto meco un patto mediante un sacrificio. E allora qui dicono, vedete, è scritto che gli uomini fanno un patto con Dio. Dice questo, eh? Bene. E poi Esdra 10:3 praticamente è molto utilizzato, benedetto il nome del Signore. Esdra, lo vado a cercare, Esdra 10:3 nella mia Bibbia l'ho trovato. Esdra 10:3 e dice: facciamo un patto con nostro Dio, impegniamoci a rimandare tutte queste donne. Bene. Ora, già tutto questo che abbiamo detto possiamo considerarlo sufficiente, perché praticamente decontestualizzare questi due versi da tutta la dottrina dei patti sarebbe già errato. Comunque, vi devo dare una bella notizia, che quando dico bella uso un linguaggio ironico. L'originale, perché queste sono traduzioni, l'originale non dice questo. Ricordatevi una cosa: tutte le traduzioni sulla faccia della terra, essendo traduzioni, portano degli errori, ok? Ok. Infatti, invece, nella traduzione cattolica, la Nuova Gerusalemme, uno dei due invece non porta, ora non ricordo, ce l'ho qui davanti la Bibbia, comunque lo potete vedere nelle vostre case, adesso non la vado a prendere, uno dei due invece è stato tradotto bene nella nuova Gerusalemme, no, nella Bibbia di Gerusalemme si chiama, la chiamo sempre Nuova Gerusalemme, è un errore che faccio, ormai ho in mente la Nuova Gerusalemme che ci aspetta, che poi siamo noi e la Chiesa, comunque, e ho sempre in mente la Nuova Gerusalemme, ogni volta che mi rivolgo alla Bibbia appunto fatta dalla Chiesa Cattolica, un'ottima Bibbia, dice, ho la Bibbia Cattolica di Gerusalemme, la posso leggere? Ma certo, considera che ci sono i libri deuterocanonici, che quelli non fanno testo per quanto riguarda la parte dottrinale, è una cosa in più che se vuoi leggere, ma non sono attendibili, e questo lo dicono gli stessi cattolici, quindi ho un grandissimo rispetto per questa versione cattolica, un grandissimo rispetto, però come tutte quante le Bibbie, le traduzioni, ci sono degli errori in quelle nostre e in quelle di tutto il mondo. Invece la Bibbia di Gerusalemme, se non vado errato, in uno di questi due invece lo presenta in maniera corretta. E quindi qui abbiamo due errori in tutti e due i passi. Il Salmo 50, verso 5, dice l'originale, adunatemi i miei santi. Questi anche tradotti direttamente da ebrei messianici, insomma c'è tutto uno studio da linguisti veri e propri. Adunatemi i miei santi, a quelli che si sottomisero al patto che io ho fatto con sacrificio. Dice tutta un'altra cosa. E ancora l'originale, in Esdra 10:3, dice: facciamo un patto, sì, ma davanti a Dio. Benedetto il nome del Signore. Ora invece vogliamo leggere, ecco qua, tiro fuori il Tanakh ebraico fatto, diciamo, ci ha lavorato sopra il rabbino Dario Di Segni, quindi a destra abbiamo, e quindi qui sono i nostri carissimi amici, che Dio li benedica, i nostri carissimi amici ebrei. Sulla destra ho il linguaggio originale biblico, sulla sinistra ho la traduzione che proprio gli stessi ebrei madrelingua, no, fanno alla loro lingua. E vogliamo leggere quindi il Tanakh ebraico di Dario Di Segni, il libro degli agiografi, il quale è formato appunto da 4 volumi, benedetto il nome del Signore. Tutto il Tanakh ebraico è formato da 4 volumi, a partire dalla Genesi fino a Malachia, e andiamo a cercare il Salmo 50 verso 5. Leggiamo come traducono gli ebrei appunto quello che noi abbiamo tradotto male in questo caso. Adunatemi i miei fedeli che strinsero con me il patto offrendo sacrifici. Vedete, non fecero un patto, ma strinsero con me il patto offrendo sacrifici. E benedetto, dice tutta un'altra cosa. E ancora in Esdra 10:3 leggiamo Esdra 10:3, lo vado a cercare, qui ci metto un pochino più di tempo perché il Tanakh ebraico non segue il criterio delle nostre Bibbie, quindi ha tutto un altro criterio come libri, come posizionamento. Comunque l'ho trovato, Esdra 10:3. Guardate che cosa, come traducono gli ebrei, Esdra 10:3. Impegniamoci davanti al nostro Dio a rimandare tutte queste donne
e i figli nati da essi secondo il consiglio del mio Signore e di quelli che tremano al nostro comando del nostro Dio. Sì, faccia secondo la legge. Qui neanche utilizzano il termine patto. Vedete? C'è un errore nella traduzione. Benedetto il nome del Signore. Ma infatti non poteva che essere così. Quando abbiamo dato tutte queste spiegazioni, non poteva che essere così. Benedetto il nome del Signore. Ora lo dico con molto dispiacere, ma devo essere franco in questo. Molti ciarlatani in giro per il mondo si sono alzati. In Italia molto di meno, ma tanto arriveranno pure qua. Ma in particolare in giro per il mondo, e stanno insegnando milioni di credenti, di semplici credenti, alcuni, altri non tanto semplici, dicendo: vieni e patta con Dio. Questo non è possibile. Benedetto il nome del Signore. Ora, non è possibile fare una cosa del genere. Ora, vero è, come è scritto in Seconda Corinti 11:4, che è scritto che ognuno ha il pastore che si merita, cioè che se qualcuno viene con un Vangelo diverso, quello lo accettate. Perché dico questo? Con Dio, Dio non si può comprare. Appunto, come abbiamo detto prima, l'uomo è nella prima parte di questo video, quindi non in questo video, nel video appunto che fa, diciamo, che fa intro a questo studio, è abituato a comprare tutto e tutti, e vuole comprare anche Dio, il suo favore. Dio non si compra, con Dio non si può pattare. Il suo favore è immeritato, è una grazia. E molti dicono: vieni davanti all'altare, spendi 100, 1000 euro, lascia la tua macchina, patta con Dio. Domanda: dove sta scritto tutto questo? Secondo: e chi è il portafoglio di Dio? Dove è scritto nella Bibbia il prezzo, a secondo il caso, che bisognerà pagare per fare il patto e poi ricevere? Ma se grazia è grazia, come si fa a comprare? E credetemi, ci sono milioni, milioni di casi che stanno rimanendo senza beni per colpa di queste cose. Facciamo girare questa parola. Benedetto il nome del Signore. I patti di Dio oggigiorno, fatti appunto da migliaia, migliaia, migliaia di predicatori, ci sono anche canali televisivi, vengono usati come una volta venivano usate le indulgenze all'epoca della riforma. Benedetto il nome del Signore. Ma vogliamo applicare Prima Corinti 14:29? Giudichiamo quello che si fa, quello che si dice e quello che si predica. Non si può patteggiare con Dio. Addirittura ancora oggi ci portiamo certe affermazioni in buona fede, in buonissima fede, ma la buona fede non annulla l'errore. Anche il battesimo in acqua viene soprannominato spesso il patto in acqua. Ripeto, lo si fa in buona fede e da veri servi di Dio, e molto più grandi di me, migliori di me e più preparati di me. Queste sono cose che ci portiamo dietro, ma non è giusto e non è biblico. Come abbiamo visto, questo non è possibile. È più di un'ora che stiamo parlando, e a conferma di ciò non troveremo un solo passo che nomina il battesimo in acqua patto in acqua. Non troveremo un solo passo. Io non mi battezzo nell'acqua per accettare Cristo, ma per dimostrare che già l'ho accettato e quindi che sono entrato a far parte del suo patto. Io sono entrato a far parte nel suo patto e non ho patteggiato con lui. Chiunque ti dica quindi questo: fai un patto con Dio, sta praticamente dicendo: fai un patto con Baal Berit. Non puoi farlo, non puoi assolutamente farlo. Chiunque chiami Dio, Dio dei patti, sta blasfemando. Non si può patteggiare con Dio. I patti sono 7, sono stati suggellati, e lo stesso battesimo in acqua è una conseguenza dell'aver accettato di entrare a far parte del 7° patto di Dio, stipulato, segliato, segnato con il sangue del Signore, ed è sceso lo Spirito Santo in conseguenza a questo patto. E guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Dottrina importante, dottrina importante. Io vi invito
a far girare questi video affinché il popolo sia informato. Grazie, che Dio vi benedica. E a Dio sol savio vada sempre tutta la gloria e l'onore da sempre in eterno. Gloria a Dio.